Vuoi che provi pietà verso di te? Ok, quindi allora per tutto il tempo ho detto che il capitolo 14 era l'ultimo, non era vero nulla. Io mi ero basato sui trofei, mi sembrava che l'ultimo trofeo parlava del capitolo 14, quindi invece no. E invece vai col 15, il male dentro. Il titolo del gioco, appunto. Procurati le chiavi degli armadietti studiando le effigie della dea. Ah, a me sono tutte Madonne, mi sembravano. Tocca della stronza. Perché sono nella cesta? Perché te sei al computer? Tu sei una cattiva, allora. Che puttana. Che cazzo? Che palle, non si capisce mai quello che... Cioè, a parte che dire vero o falso è un po' stupido in questo caso, però... Oh, ok, gli specchi non vanno, quindi vuol dire che devo andare per forza di qua e succederà qualcosa. C'è più nessuno. Eh no. Ok, vediamo che è scomparso. Che sono scomparso? Capelli corti nei occhi marroni, rispondo al soprannome di... Di? Che soprannome avrà? Perché è stato censurato il soprannome? Ah, qui c'è un tappino. Fare interno, investigazione... Perché vogliate non sapete fare questo lavoro? È sotto un'indagine autorizzata usando queste le prove. Avete già questa pistola? Ovviamente, se non attento, altrimenti la mia macchia non siete soli. Cosa vorrebbe dire? Continuate a tenere d'occhio e lo scoprite presto. Bene, non so cosa fare. Devo da fare. Abbiamo finito qui. Abbiamo ben tre chiavi. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Oh sì, super morto. Impazziti tutti. Come fa a pigliare? Impazziti tutti. Ok. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti.
33, ma 33.650. Andiamo a potenziarci la pistola allora. No, 9.650 di poco, non posso potenziarla al massimo, che palle. Vabbè, ma potenziamo qualcos'altro allora. Recupero della sala, facciamo questo. Non sentire. Danno critico. Ok. Meglio avere tutte le armi al massimo, cioè al massimo possibile, visto che credo proprio che ora sia la fine. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Lastri! Impazziti tutti. Lastri! Impazziti tutti. Lastri! Impazziti tutti. Di qua. Ehi, aspetta. Ah, aspetta, fammi vedere se c'è qualcosa di nuovo a prendere. No. Dove è andato? Di là. Ma vabbè, andiamo avanti. D'accordo, dove mi stai portando? Vabbè, tu stai seguendo un matto. Ma come ti pare? Che cavolo stiamo andando? 3 ore che camminiamo. Di qua. Sta per crollare. Di qua. Sebastian! Leslie! Ci siamo? Sì. Il beacon, proprio come ha detto Joseph. Avete visto la pistola che si è materializzata dal nulla? Bellissimo. Comunque, dai, su, ci siamo. Leslie, che cavolo? Leslie, pigli per il culo. Ok, via, entriamo. Tanto cosa mai ci potrà accadere di male? Ah, è punto di partenza, ok. Lo sapevo. Cosa sapevi? Niente nemmeno qui.
Guarda che bel boccione. Aspetta, no, proprio fa vedere quella porta, non si apre mica, vero? O sì, no, non si apre. Ok, allora sì, la strada giusta è di qua. Ma da qui cosa c'è per terra? C'è il mare. Chissà come sarà il combattimento finale. Secondo me sarà tipo come quello era di Resident Evil 4. No, Resident Evil 5. Che quel tizio che si teletrasportava, insomma, era super veloce, quindi riuscivi a prenderlo. Ma chi è l'ingegnere che ha inventato una scala così lunga per andare sotto dove poi? Ah, oh, ecco, ci mancavano i fogni. Sentivo ogni ferita, precisione di ogni nervo, l'asportazione di ogni pezzo di carne strappato dalle ossa fino allo scorcio totale. Buio e dolore. Migliaia di sensazioni mentre sondavano il mio cervello ed esaminavano il mio lavoro. Intensità eterna. Dolore. Piacere, rabbia, estasi, il tutto fuso in un unico assordante rumore, finché l'oscurità non è stata squarciata. Okay, facciamoci qualche munizione, cioè che ci siamo per la balestra. Allora, incendiamo, sì, facciamolo. Ok, no, lo dico sì. Veleno no, esplosivo, scarica elettrica, metallo, sì, facciamolo, a posto così. Sinistra no, invece cosa ci vuole? Questo, ok. Sei tu che l'hai voluto. Ah no, scusa, non ti seguivo, quindi non ho capito a cosa ti riferisci. Ok, giù. Oh, ma dove stiamo? All'inizio. Ah, ecco, siamo all'inizio dove c'erano le porte con i lucchetti. Dove c'erano le porte con i lucchetti. Leslie, sei inquietante, Dio mio, come il mondo. Uno qua e ce n'è uno qua. Due qua. Ma sicuramente quello non si può aprire, quindi dovremo andare di qua. Niente qui sotto, non posso andarci. Ok, perfetto. Qui non c'è nulla. Ci ha fatto tutta strada per pigliarmi delle munizioni di un fucile a cecchino. Aspetta, allora fammela, già che ci siamo, fammela mettere così lo ricarico e piglio anche quest'altra, non si sa mai. Fu. Boh, vabbè, allora andiamo.